Benvenuta o benvenuto a Salvatore Racconta, l'italiano semplice ma non banale. Un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se studi e parli italiano e ti interessa scoprire cose interessanti sull'Italia, raccontate in italiano semplice, questo è il podcast che fa per te. La Romagna, tra arte, motori, musica e vacanze. C'è qualche appassionato di cinema tra gli ascoltatori di Salvatore Racconta? Sicuramente sì. E quando una persona che ama il cinema è anche una persona che studia italiano, solitamente le due strade si incrociano su un nome e un cognome precisi, Federico Fellini. E quindi oggi partiamo da lui, in particolare da Amarcord. Lo avete visto? È un film ambientato nell'Italia degli anni 30. Nella prima scena, in particolare, c'è un gruppo di persone che una sera si prepara con emozione a una festa di piazza. La festa più bella, quella che dice addio all'inverno e dà il benvenuto alla primavera. La piazza della festa è quella di Rimini, la città natale di Fellini. E lo spirito delle persone attorno, il loro dialetto, il particolare senso dell'umorismo, sono elementi che tutti gli italiani ormai associano a Rimini. E non solo a Rimini, ma a tutta la regione attorno, ovvero alla Romagna. Fermi tutti, ho detto Romagna e ho detto regione, ma non la troverete su una cartina. Sulle mappe al massimo troverete l'Emilia Romagna. Ma una cosa è l'Emilia Romagna come regione amministrativa, altra cosa sono l'Emilia e la Romagna come regioni storiche, con le loro differenze culturali, linguistiche e anche culinarie. La Romagna ha una sua tradizione precisa, per motivi storici, geografici e anche politici, di cui vi parlerò un po'. Ha un'identità forte e molto riconoscibile, e non ha una città molto più importante delle altre. Lo spirito romagnolo passa da Ravenna a Imola, da Riccione a Forlì e così via. È uno spirito fatto di un rapporto molto stretto con le colline, ma anche con il mare, con le macchine veloci, con la cucina e anche con l'arte. Uno spirito dove l'alto e il basso si mischiano sempre e senza paura, dove convivono fianco a fianco l'amore per l'arte medievale e quello per le canzoni leggere suonate alla fisarmonica. Tutto questo è la Romagna e oggi proviamo a raccontarla. Partiamo da un po' di geografia. Eh sì, perché abbiamo nominato alcune città, ma è importante collocarle bene. Come dicevamo, la Romagna è una regione storica, non amministrativa, e quindi non ha confini chiari. Semplificando un po', diciamo che la Romagna occupa la parte orientale della regione Emilia-Romagna. È Romagna tutta la costa, con le grandi città di Ravenna, Rimini, Cesena. Sono Romagna, però, anche alcune città dell'entroterra, più vicine a Bologna, come per esempio Imola. La Romagna, però, è anche un concetto storico che risale all'inizio del Medioevo. E quindi ora sì, torniamo alla tradizione e facciamo un po' di storia. 475 d.C., un anno importante per la storia del mondo. In quell'anno, più o meno, finisce la storia millenaria dell'Impero Romano d'Occidente. Il re barbaro Odoacre arriva nella capitale imperiale e depone l'ultimo imperatore, Romolo Augustolo. La capitale dell'impero, e quindi avrete pensato automaticamente a Roma. E invece no. Da qualche tempo ormai, la sede dell'imperatore romano d'Occidente è a Ravenna, nella nostra Romagna, anche se ancora la regione non si chiama così. La scelta di Ravenna come capitale è strategica. Attorno alla città ci sono paludi, e dietro c'è il mare Adriatico. In quel periodo di caos e incertezza è un'ottima capitale, difficile da attaccare e da conquistare. Facciamo un salto avanti di un paio di secoli. L'impero romano d'Occidente non esiste più, e in Italia ormai governano da tempo capi barbari. Nel mondo però c'è anche un altro impero romano, quello d'Oriente, quello che poi abbiamo iniziato a chiamare l'impero bizantino. Ai bizantini, che si considerano a tutti gli effetti romani,
dà fastidio che Roma e l'Italia siano in mano ai barbari. E così provano a riconquistarle. Prendono le navi da Costantinopoli e arrivano in Italia, sull'Adriatico naturalmente, e in particolare a Ravenna. Così conquistano l'Italia, anche se con tanta fatica, e la pace dura poco. Da nord, da oltre le Alpi, arrivano altri barbari, i Longobardi. Sono molto forti e molto organizzati. Conquistano mezza Italia molto velocemente. Tranne alcune zone dove i bizantini sono ancora i più forti. Dove? Ovviamente, intorno a Ravenna. Così, nell'Italia quasi tutta longobarda, quella zona dove governano i Romani comincia a prendere il nome di Romania, e quindi poi Romagna. La storia della regione continua a essere peculiare. Per tutto il resto del Medioevo e dell'età moderna, la Romagna diventa dominio del Papa, parte integrante dello Stato della Chiesa, fino al 1861, quando nasce l'Italia Unita e la Romagna ne fa pienamente parte. Oggi la Romagna è legata amministrativamente all'Emilia, ma è una regione che ha creato la sua identità per secoli in modo separato. Ha un altro dialetto, altre tradizioni e un'identità collettiva abbastanza diversa. Parliamone un po'. Intanto il dialetto. Come sicuramente sapete, in Italia i dialetti sono tantissimi. Se avete un orecchio abbastanza allenato, sarete già in grado di riconoscere la cadenza che separa, per esempio, un torinese da un palermitano, o un veneziano da un romano. Le differenze dialettali e di inflessione tra Emilia e Romagna sono più sottili, ma comunque abbastanza evidenti. Anche nella cucina ci sono alcune differenze. L'Emilia Romagna, in generale, è la patria della pasta, in particolare della pasta all'uovo. Arrivano da qui, ad esempio, formati come tortellini e tagliatelle, che però sono cose tipicamente emiliane, più che romagnole. In Romagna, per la verità, non si usa nemmeno tanto la parola pasta. Quando i romagnoli parlano dei primi, dicono più spesso minestra, che può essere asciutta o in brodo. I due formati di pasta più popolari in Romagna sono probabilmente i cappelletti, molto simili ai tortellini, e i passatelli. Questi in particolare sono una sorta di spaghetti molto spessi, fatti di uovo, parmigiano e pan grattato. Si mangiano esclusivamente in brodo, un brodo di carne, se siete in collina, o di pesce, se siete vicino alla costa. Una nota d'onore va data alla pasta chiamata strozzapreti, in particolare per il nome. Vista la sua storia di dominazione del Papa, la Romagna ha sviluppato nei secoli uno spirito anticlericale abbastanza forte. I preti, che sono le persone che dicono la messa e si occupano della Chiesa, in particolare erano famosi perché giravano per i paesi e bussavano alle porte delle case, sperando di essere invitati a pranzo e quindi di mangiare a sbafo, ovvero gratis. Per questo arriva l'invenzione di un formato di pasta un po' strano, quasi difficile da inghiottire, con cui è facile rimanere strozzati, ovvero con il cibo incastrato in gola che toglie il respiro. Un modo per dire: caro prete, se vuoi venire a pranzo a sbafo, sei il benvenuto, però a tuo rischio e pericolo. Sempre in cucina, la Romagna è terra di formaggi, come il formaggio di fossa, prodotto dal latte di pecora e fatto riposare dentro dei buchi scavati nella roccia. Ha un sapore forte e particolarmente intenso, quindi se vi piacciono i formaggi delicati, statene lontani. In quel caso è molto meglio provare lo squacquerone. La sola parola squacquerone fa pensare a qualcosa di morbido e un po' umido. E in effetti si tratta di un formaggio bianco che si può spalmare. E si spalma soprattutto dentro la piadina, il più famoso prodotto di cibo di strada romagnolo. Sapete com'è fatta una piadina? È una focaccia sottile, cotta su pietra, e somiglia un po'
alla tortilla messicana. In Romagna, mangiare la piadina è un autentico rito sociale. Si può farcire con molte cose, verdure cotte o crude, salumi e formaggi. Soprattutto lo squacquerone. Cosa si beve in Romagna? Soprattutto il Sangiovese, un vino rosso secco dal sapore intenso, ottimo per accompagnare un piatto di cappelletti. Se preferite il bianco, invece, potete assaggiare un bicchiere, o qualche bicchiere, di un vino dal nome molto particolare, Pagadebit. Si chiama così, scherzosamente, perché le uve con cui è fatto sono particolarmente resistenti e anche in annate climaticamente brutte permettono di produrre una buona quantità di vino e quindi, almeno, di pagare i debiti. Gli elementi culturali tipicamente romagnoli sono tanti. Di sicuro c'è l'eredità artistica di Ravenna, che ospita tante chiese e palazzi di stile bizantino e romanico, ma anche un monumento molto famoso e particolare, la tomba di Dante Alighieri, morto proprio qui dopo essere stato esiliato dalla sua Firenze. Se invece andate a Rimini, potrete scoprire non solo la sua anima vacanziera, fatta di spiagge, locali, discoteche e divertimento, ma anche le strade e le piazze della città vecchia. Se siete dei fan felliniani, non potete farne a meno. La Romagna è anche terra di motori. A dire il vero, tutti i grandi produttori di automobili, Ferrari, Lamborghini, Maserati, vengono tutti dall'Emilia. Alla Romagna, però, appartiene una grande passione per le motociclette. A Misano, vicino a Rimini, c'è uno dei circuiti più famosi della MotoGP e molti dei grandi motociclisti italiani vengono dalla Romagna, con l'eccezione del più famoso di tutti, Valentino Rossi, che è nato a Pesaro, nelle Marche, una città che poi non è molto distante, geograficamente e culturalmente, dalla Romagna. Che abbiamo detto? Arte, vacanze, Fellini, motori... Ah sì, la musica! In generale si dice che i romagnoli amino tantissimo ballare. Forse non tutti, naturalmente. Ma è vero che una tradizione esiste. Soprattutto quella del ballo liscio. Un tipo di ballo fatto sulla base di melodie semplici come la mazurka o la polka, suonate soprattutto alla fisarmonica. Andare in balera e ballare il liscio è un'autentica esperienza romagnola, da provare. E se siete troppo timidi, bevete prima qualche bicchiere di Sangiovese e vedrete che andrà meglio. È il momento della parentesi calcio. Per la verità, non è un periodo storico molto positivo per le squadre romagnole. Tutte al momento tra la Serie C e la Serie D, la squadra che per alcuni anni ultimamente ha rappresentato la Romagna ai massimi livelli è stato il Cesena, che gioca allo stadio Manuzzi di Cesena e indossa maglie bianconere. Il Cesena per qualche anno è stato in Serie A, ma è andato in bancarotta nel 2018 e ha dovuto ricominciare dai dilettanti. Insomma, la Romagna è una regione molto variegata, anche se ha tanti elementi comuni, è composta comunque da città e paesi dalla storia diversa. C'è una Romagna di collina e una Romagna costiera. Ci sono città dalla vocazione vacanziera come Rimini, Riccione o Cattolica e altre più legate all'industria e all'agricoltura come Imola o Cesena. In comune c'è lo spirito romagnolo, quello che Fellini ha catturato nei suoi film, anche se a tratti un po' stereotipato, il grande senso dell'umorismo e l'amore per gli scherzi pesanti, la passione per il ballo e le risate, la grande cordialità e la voglia di stare insieme, bere vino e divertirsi. Dagli anni di Amarcord è passato molto tempo. La vita privata e sociale dei romagnoli è cambiata da allora, ma probabilmente lo spirito è rimasto e le persone ne sono orgogliose. La Romagna è ancora un posto perfetto se vi piace l'idea di fare una vacanza al mare piena di grandi feste in spiaggia
e divertimento. Tuttavia, non è solo questo. È anche un posto tranquillo e gioviale, dove passeggiare, assaggiare il cibo locale, chiacchierare con le persone del luogo e scoprire arte, musica e cultura di un pezzo di Italia unico nel suo genere e fiero di esserlo. Devo fare un ringraziamento finale, anche questa volta, a un amico che mi ha aiutato a raccontare una terra che non è la mia. Quindi grazie a Lorenzo, bolognese, emiliano, ma con il cuore e la famiglia, romagnoli per metà. Molte idee di questa puntata arrivano da lui. Gli errori, come sempre, sono solo miei. Hai ascoltato Salvatore racconta, l'italiano semplice ma non banale, un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se ascolti questo podcast su Spotify, iTunes o Google Podcast, clicca su follow per non perdere le prossime puntate.